dire qualcosa Alessandro? Alessandro oggi si occupa all'interno del nostro centro del coordinamento nazionale, quindi diciamo, perché ultimamente abbiamo un po' avuto un piccolo avvicinamento di cariche che poi insomma cambiano poco sul piano pratico, però insomma, siamo sempre noi. E ecco, Alessandro si è spesso distinto proprio per queste sue direi sistematiche presenze un po' dappertutto, pur di documentare diciamo adeguatamente il tema, come giusto che sia. Prego. Grazie. Sì, bene. Grazie. Innanzitutto, cioè, parlare dopo Roberto Pinotti e Vladimiro Bibolotti è quasi superfluo, quindi che dire, vorrei ribadire alcuni concetti. Il Centro Ufologico Nazionale, perché credo che vada detto anche questo, è l'associazione che in Italia si occupa dello studio del fenomeno UFO addirittura dal 1966, quindi tutto quello che domani e dopodomani andremo a vedere qui, soprattutto nei miei interventi che io ho presentato ad Ariella, che sono le indagini sul campo. Il Centro Ufologico Nazionale, proprio per le indagini sul campo, si realizza con una fitta rete di referenti in tutta Italia, e proprio grazie a loro che noi possiamo fare le indagini, possiamo comunque essere presenti dappertutto. Questo che cosa vuol dire? Sì, bene la ricerca, bene gli studi, bene tutto, però parliamo di ufologia, quindi la gente vede qualcosa. Noi dobbiamo essere presenti sempre in tempo reale, perché comunque i testimoni possono raccontarci dati, impressioni, tutte le informazioni che se presi col dovuto giusto tempo possono essere comunque utili per l'indagine. Noi domani presenteremo alcuni filmati che comunque sono stati fatti in Italia. In Italia abbiamo molta roba, abbiamo tantissimi casi, e proprio il 22 novembre del 2008, grazie all'allora, oggi è presidente del centro, in una conferenza stampa fatta a Roma, abbiamo derubricato i 12.000 files che il Centro Ufologico Nazionale, in sinergia con la SUF, la sezione ufologica fiorentina, tiene in archivio, il nostro archivio documentario, che oggi ha messo online in un file che tutti voi potete scaricarvi tranquillamente dal nostro sito internet, i 12.000 avvistamenti che il nostro centro tiene in archivio. Ecco, questi 12.000 avvistamenti comunque sono fruibili per tutti, ma devono essere comunque chiesti a noi per avere un dettaglio maggiore, chiaramente sono molto stringati. Sono un indice, sì, ma che è molto importante, anche perché sulla base dell'indice, come dice Vladimiro Bibolotti, noi possiamo confrontarci a livello di statistica, a livello di conferme, a livello di indagini. Perché no? Aver avuto comunque l'opportunità di venire a Trieste e fare un'indagine proprio qui da queste parti, potremo consultare il nostro database e vedere se da queste parti, in quel luogo e comunque in quella zona diciamo predetta dalla persona che ci racconta qualcosa, abbiamo avuto delle conferme o in passato ci sono stati altri avvistamenti. Ecco, io penso che comunque dobbiamo rendere omaggio ai nostri collaboratori che in tutta Italia giornalmente collaborano con noi e si danno da fare. Ecco perché è proprio grazie a loro che se noi domani siamo qui a presentarvi tantissime cose, perché sì, è vero, la dirigenza, il presidente, il segretario generale, i coordinatori, cioè, però sono proprio loro che comunque lavorano e anche da queste parti, Michele Sissi è uno dei nostri referenti, ne sono la dimostrazione pratica. Un altro tema che chiaramente già Vladimiro ne ha parlato sarà quello delle implicazioni politiche e i rapporti istituzionali. Abbiamo visto che l'aeronautica già mette a disposizione i loro dati su internet, quindi lo fa istituzionalmente dal 1978, sulla scia di un anno, quello lì del 78, che l'Italia fu diciamo, invasa da più di 2000 segnalazioni. Oggi l'aeronautica lo fa ufficialmente e mette online i propri dati riferiti a quelli che i carabinieri, diceva prima Vladimiro Bibolotti, nel database ufficiale possono essere fruibili per tutti. Noi ci confrontiamo anche con loro, quindi il nostro centro, il Centro Ufologico Nazionale, tra virgolette, diciamo così, è accreditato presso questo ente, e proprio grazie a questa sinergia che abbiamo con questo ente istituzionale possiamo confrontare i nostri dati. E che io credo che sia interessante avere l'opportunità come questa di oggi, che generalmente noi in tutta Italia cerchiamo di essere sempre presenti, di fare informazione, perché è proprio questo che cerchiamo di fare, non dobbiamo far credere niente a nessuno. Noi domani metteremo a tavolino, sulla base di quello che noi abbiamo, tutti i dati, le informazioni, cercheremo comunque di esporvi nel miglior modo possibile le nostre ricerche. Quindi poi starà a voi trarre le conclusioni. Abbiamo veramente tanta roba da farvi vedere, io credo che adesso vorrei lasciare spazio agli altri perché comunque ci sono altri relatori, e quindi vi ringrazio e
chiaramente ci vediamo domani.